Buongiorno, buongiorno, guardate che meraviglia, lago questa mattina, col rosso, il bianco della neve sulle montagne, le nuvole là che attraversano il paesaggio, sembra un paesaggio fantasy. Oh no, vediamo di mettermi favore di sole, eccoci qua. Buona giornata, buona giornata. Allora, oggi oltre al vlog usciranno due video, uno sui coltelli, perché giusto è un po' che non ne faccio, e uno su una ND particolare. Cominciamo, come vi avevo promesso, col nuovo anno a entrare in un mondo nuovo. Questa sarà un'ND di morte condivisa, quindi una novità assoluta, assoluta per quello che riguarda il primo canale. Penso, non ho guardato ancora in giro, anche perché non lo faccio mai, ma penso di che sia la prima in Italia che venga raccontata, e è tratta da uno dei casi studiati dal dottor Moody e sarà divisa in due parti. In quella che esce oggi, la prima parte, c'è un caso, e quella che uscirà prossimamente, la seconda parte, ci sarà un altro caso sempre con le stesse caratteristiche. Cosa hanno di diverso? Hanno di diverso che invece noi abbiamo sempre parlato di morte condivisa, cioè uno sta dormendo, sogna una persona che la saluta o che deve accompagnarla in qualche zona, in qualche posto, e al risveglio scopre che nell'ora in cui l'ha sognata la persona è deceduta, è passata oltre, quindi è venuta a portare un saluto. Oppure l'ha vista in qualche luogo, in qualche posto, ci si è salutati, ci si è guardati e poi si scopre che quella persona era morta quel giorno lì. Oppure, altra situazione di morte condivisa, si ha il capezzale del morente e si vede uno scorcio di quello che sta succedendo, una luce che l'anima che si alza verso il cielo, una luce particolare, si ode una presenza, un profumo, una serie di segni di quello che sta accadendo. In questo caso invece la persona al capezzale del morente, anch'essa senza essere in pericolo di morte, senza essere deceduta, anch'essa la visione dell'ND. Questa è un'ennesima prova che l'NDE non è un'allucinazione della persona morente o del cervello morente, non è dovuta ai farmaci, non è dovuta alle ghiandole, non è dovuta alla DMT, non è dovuta all'anossia, non è dovuta a niente di tutto questo, perché altrimenti una persona estranea ai fatti non potrebbe assistere in prima persona all'accadimento. Ed è quello che succede in questo tipo di NDE. Ma qua c'è una meraviglia della natura, non posso esimermi da farvela vedere. Guardate che spettacolo stamattina, è una cosa meravigliosa. Ecco, quindi, come ben capirete, abbiamo carne sul fuoco, abbiamo veramente molto da scoprire ancora, molto da sapere ancora. Certo, come al solito, io cerco di premunirmi, di capire fino a che punto siete arrivati. Ma qui c'è una meraviglia, io stamattina non riesco a parlare, sono rapito dalla meraviglia di questo paesaggio. È veramente, guardate, una cosa da fiaba. Una cosa da fiaba. Non ci sono parole e devo soffermarmi a fare una foto, ragazzi, perché
uno spettacolo anche per chi ci abita. Non ci si abitua mai a questi spettacoli. E mentre il sole sorge alle nostre spalle, ci avviamo alla conclusione di questa mattina con questo panorama spettacolare. Veramente questa mattina uno spettacolo. E come sono a favore di luce qua non si capisce, se il sole è là dovrei, ecco, ogni tanto appare. Ecco, sì, quindi come avete ben capito ci sono un sacco di novità e quindi in giornata godetevi questa NDE particolare. Il vlog del pirata finisce qua, ci sentiamo e ci vediamo, Dio piacendo, domani mattina nel vlog di domani. A tutti voi una buona giornata e buon inizio settimana. Ciao!